tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale e ben ritrovati con le grandi Formula 1 di Centauri. Oggi una davvero grande Formula 1, la Mercedes di Lewis Hamilton, campione del mondo nel 2019. Vabbè, ovviamente poi ne hanno vinti tantissimi, però questa in particolare l'ha vinto quello del 2019. Non poteva mancare assolutamente sul canale, peraltro ne hanno fatte due di Mercedes, c'è anche quella del 2020, quella con la livrea nera, che è diventata praticamente introvabile, non si trova più da nessuna parte. Francamente io preferivo anche questa grigia, non lo so perché, forse la penso più iconica per quanto riguarda la Mercedes, quindi non mi dispiace neanche troppo di non averla recuperata, ma ne sto recuperando ancora un'altra, se non sbaglio sta per arrivare la McLaren di Prost. Quindi mi raccomando, voi sempre attivate tutte le campanelle, perché se volete recuperare questi video e volete essere avvisati non appena escono, la campanella vi serve. E poi prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice all'inizio e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ultimissima cosa, vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist delle grandi Formula 1, dove potete trovare tutti i numeri che abbiamo fatto finora. Quindi ci sono, cominciano ad essere abbastanza, perché ci sono tutte le Ferrari, la Red Bull, la McLaren di Senna, quindi insomma trovate un bel po' di ciccetta. Raga, pronti? Andiamo ad aprire la Mercedes. Perfetto, eccoci qui raga, mando le ciance, andiamo ad aprire la Mercedes. Allora, come vi dicevo, questo è un recupero di prima edicola, quindi me l'hanno mandata con questo, credo, packaging non originale. All'interno abbiamo questo foglietto, che cosa ci dice? Le grandi Formula 1, però diciamo vabbè, niente di che. Qui abbiamo il fascicolino, poi abbiamo anche questo foglietto, vabbè, che ci ricorda dell'abbonamento. E infine abbiamo questo raccoglitore per fascicoli. Peraltro è arrivato finalmente in buone condizioni, contrariamente a quelli che abbiamo visto ultimamente fra i caschi e tutti gli altri che sono arrivati, che erano rovinatissimi. Vabbè, comunque lo sistemo dopo. Allora, diamo un piccolo sguardo prima di iniziare al fascicolo. Eccolo qua. Allora, la Mercedes del 2019 di Lewis Hamilton. Allora, questa è la macchina che ha permesso a Lewis di vincere il suo sesto titolo mondiale. Se non sbaglio è anche stato il sesto consecutivo per la Mercedes, che peraltro ha eguagliato il record della Ferrari, che dal 99 al 2004 vinse appunto 6 titoli costruttori di fila. Questa, se non erro, raga, è la livrea che è stata poi assunta nella parte finale del mondiale. Infatti, io ho la scala 1 a 43 che fra poco vi mostro, che appunto presenta la livrea con la punta bianca. Molto bella anche quella versione, però devo essere sincero, a me quella grigia, non so, farà che ricorda più la Mercedes, e quindi mi piace moltissimo. Fu un campionato ovviamente dominato da Mercedes, senza alcun dubbio. Se non sbaglio Charles Leclerc arrivò quarto, fece anche un sacco di pole position, quindi alla fine la Ferrari si difese abbastanza bene, anche se credo che la classifica finale vide ovviamente Hamilton Bottas nei primi due posti e terzo arrivò, se non erro, Max Verstappen, quindi Leclerc arrivò soltanto quarto. Comunque raga, guardate che bella questa specie di poster spettacolare di Lewis che taglia il traguardo, molto molto bella. Qui ci racconta un po' di storia di Lewis, ci fa vedere anche il suo esordio in McLaren. Ok, allora, prossimo numero, come detto, qui non ne parla, noi non sappiamo bene quale sarà perché, come sapete, sto recuperando. Allora, che cosa facciamo adesso? Andiamo a prendere il cartoncino, eccolo, perché mi serve una base sicura per poter tagliare la plastica senza rischiare di tagliare anche il tavolo che sta sotto. Quindi vado, ormai sapete, siamo, se non sbaglio, quarto numero o terzo numero che sto utilizzando questo metodo, quindi quello di tagliare la plastica in questo modo, così da poter mantenere insomma una protezione a livello di polvere con la plastica originale del modello, però anche la possibilità di poterle esporre una sopra l'altra. Quindi mi è piaciuta questa soluzione, e poi diciamocelo, almeno le possiamo vedere da vicino, perché se le lasciamo all'interno della plastica si vedono sì, ma neanche troppo. Allora, tagli effettuati, andiamo a togliere tutto quello che non ci serve. Ok. Come vi dicevo poco fa, adesso vi mostro la
Mercedes, eccola qua, in scala 1 a 43, MG F1 V10 EQ Power Plus 2019 Lewis Hamilton. Vedete, qui abbiamo la livrea, questa con la punta bianca che sfuma sul nero, che se non erro, poi magari correggetemi, io mi ricordo che nella parte finale del mondiale cambiarono la colorazione della macchina, che ovviamente iniziò con il grigio classico. Devo dire, io la preferisco così, mi piace quella colorazione, devo ammettere che non si può dire che non sia bella, però non lo so, questo grigio più classico, più Mercedes, mi dice di più, mi piace di più. Allora, andiamo a togliere la protezione di plastica e andiamoci a guardare da vicino questa meravigliosa Mercedes. Allora, gomme rosse, quindi come sapete super soft, di Pirelli. Vabbè, raga, ha una qualità davvero incredibile anche questa Mercedes. Peraltro, guardate come sono stati furbi questa volta, a differenza della Ferrari di Vettel. Hanno fatto tutte righette nere sulle alette dell'alettone anteriore e si simula proprio che ogni ala sia staccata l'una dall'altra. Guardate, sembrano proprio divise. In realtà vi assicuro che sono tutte attaccate, ok? È un unico pezzo di plastica, però queste righe nere danno l'illusione che sia staccato, e quindi devo dirvi che è fatto molto bene. Peraltro anche le prese d'aria qui sul muso, se non sbaglio, sono semplicemente colorate, non esistono in realtà, non si riesce bene a capire. Devo ammettere, non riesco a capire se è veramente un forellino. No, credo di sì, c'è veramente un forellino per la presa d'aria. Ok, fatta davvero bene, guardate che belle anche tutte le varie antenne, alette, sono state fatte in una maniera divina. Qui sono molto curioso di andare a toccare questa parte, sì, perché immaginavo fosse tutti questi simbolini della Mercedes, sono un po' in rialzo, fatti molto bene. Ragazzi, devo dirvi, la qualità di questa macchina è eccezionale. Guardate che bello il fanalino di coda, lo scarico. Che dobbiamo dire? Raga, questa macchina è perfetta, meravigliosa. Forse, credo che sia la migliore finora uscita. Credo che sia anche più bella delle Ferrari. Non so che dirvi. La qualità di questa collezione è sempre davvero ottima e mi lascia sempre senza parole. Come ci siamo già detti, solo 25 euro, questa macchina secondo me è davvero poco, ve lo voglio dire. Comprare una cosa del genere con la medesima scala servono almeno una cinquantina di euro, ma ho visto che in alcuni casi anche molto di più, non bastano nemmeno 50 euro. E devo dirvi che per quello che costa, questo è un modellino davvero eccezionale. Comunque, vi posiziono la Mercedes in scala 1 a 24, qui vi metto quella 1 a 43, qua abbiamo fatto un altro splendido binomio con queste due macchine, ragazzi, bellissime. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite, e se questo video vi è piaciuto lasciate un like veloce come la Mercedes di Lewis Hamilton. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se state facendo questa collezione, sempre un commentino qui sotto. Io vi do appuntamento per il prossimo episodio, che non voglio sbilanciarmi nel dirvi qual è, perché siccome ho registrato un po' di video tutti insieme su alcune Formula 1 che ho recuperato, non ho la certezza di sapere quando vi farò vedere questi video, di conseguenza quale sarà il prossimo. Posso dirvi che al momento mi manca ancora la Ferrari di Niki Lauda, che però probabilmente il tempo che voi vedrete questo video o sarà già uscita, e quindi ve l'avrò già fatta vedere, questo video arriverà dopo, oppure sta per arrivare, quindi non so bene come sarà l'ordine cronologico di questi video, però posso dirvi che sicuramente le altre Formula 1 arriveranno. Qui da Visio e dalla Mercedes di Lewis Hamilton è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.